quinta giornata del campionato di Serie C femminile, il centro sportivo La Coccinella torna ad essere il terreno amico e soprattutto il nuovo scenario di questa giornata del campionato regionale femminile. In campo ci sono la Coccinella che quest'oggi affronterà la Ronan 91, dovrebbe essere anche forse un'arma in più vincente. Parte in questi istanti il confronto col numero 15 Mollo, che poi gestisce il pallone. La numero 9, Mollo, poi lancio lungo, c'è il tiro che sorprende Maglione, si insacca sotto l'incrocio con un tiro veramente a sorpreso istanti di Lorenzo. Pallone recuperato, se ne va sulla destra, prova anche la fiondata che si alza. Da lei è partita l'azione che ha portato al gol del vantaggio da Ronan. Mastro Francesco, la palla in mezzo per Di Lorenzo, prova la fiondata e in due tempi risuglia. Ridolfi perde il pallone, lo recupera Miccio, poi se ne va a tu per tu contro il portiere ospite, ma c'è il tocco, risuglia che c'è il vantaggio di Miccio e c'è il pareggio della Coccinella. La rimessa subito adesso Di Lorenzo, attende un po' troppo prima di partire e poi la possibilità con Bottone, il pallone sporcato da Maglione nella conclusione di Amato. Ancora Ronan, tocca il pallone Di Lorenzo, poi se ne va anche strattonata, se ne va da sola verso Risuglia, prova a mettere il pallone in mezzo, arriva il tocco di terra sul secondo palo e c'è il gol del raddoppio. Che apre a destra dove se ne va Di Lorenzo, si distende, si libera anche di Amato, si libera anche di un'altra avversaria, poi la spaccata in mezzo Amato, lancio lungo, il diagonale da parte di Martino, il possesso palla, Miccio, due uomini, li salta come birilli praticamente, se ne va in mezzo, c'è Mastro Francesco, poi la possibilità, arriva l'intervento di Di Lorenzo, svirgolato Bottone, spreca tutto, la Coccinella si organizza con Di Lorenzo, Miccio, ancora Di Lorenzo, si avvita e poi calcia in rete per il gol del 3-1 di Chiara Di Lorenzo. Ancora palla persa, data un po' troppo alla rinfusa, Mastro Francesco sotto le gambe di Risuglia, 4-1. In mezzo D'Alessio che recupera per Mastro Francesco, poi il tiro, Risuglia, ancora Campanelli, questa volta mette in mezzo, il tocco di D'Alessio. Campanelli, Mastro Francesco scambia con D'Alessio, attende l'inserimento di Mastro Francesco che poi calcia, però viene il pallone respinto da Mastro Francesco, corre molto velocemente dal pallone a D'Alessio, poi Mastro Francesco, il tiro, ci mette un tocco, Risuglia, Mollo, sporcato il servizio, poi Mollo chiude l'ottima triangolazione, beffa Maglione, Amato, D'Alessio, per signore, entra in area, mette in mezzo, non c'è la chiusura, ma c'è il tocco e c'è il calcio di rigore. Colonna demarcatore, parte il fischio, c'è D'Alessio che si fa neutralizzare il calcio di rigore. Le padrone di casa in campo con Maglione, Coletta, Di Lorenzo, poi c'è il tiro da parte di D'Alessio che va a colpire l'incrocio, palla all'indietro, Mollo, Campanelli, si apre un'autostrada per lei, se ne va da sola verso il portiere, Risuglia, ma c'è il gol della numero 22, Campanelli, rigido Bottone, prova, scambia con D'Alessio che fa cenno a Campanelli di seguire l'azione, soprattutto a liberarsi di Lorenzo, poi il tiro, si soffia il pallone D'Alessio, poi se ne va da sola, va a calciare, depositare il pallone in rete, ricomincia da dietro con Coletta, D'Alessio si oppone ad Amato, c'è comunque il vantaggio, Maglione va a chiudere su Martino, Amato riesce comunque a dare a Mollo, palla lunga poi per Martino, Maglione con le mani alza ed è Di Lorenzo che adesso inizia la corsa
libera verso il centro per Miccio, il gol, la splendida azione che porta al gol di Miccio. La metto fuori squadra. Miccio, poi il tiro, Risuglia si salva, lancia, scarica e va via, palla per Di Lorenzo, prova sul secondo palo, non chiude e lancia, deve faticare per mantenere il pallone, ancora scivola Miccio, ancora Miccio, scambia con lancia Spinazzola, arriva Martino, gli porta via il pallone invece Miccio, poi se ne va da sola, prova, calcia, trova la rete, lancia, perna di Lorenzo in mezzo, il palo e la rete, tira, poi se ne va Di Lorenzo, molto bene, aspetta che esce Risuglia, o meglio arriva il momento per calciare e per depositare il pallone in rete, non arriva Di Lorenzo, invece c'è poi Mollo che si fa soffiare il pallone da Miccio, poi il tiro, calcio di punizione, Coppola, buono, buono, troppo aperto, e finisce qua, la Coccinella batte 11-2 Roman 91 in questa quinta giornata del campionato di Serie C femminile, veramente una partita esemplare soprattutto nelle azioni che hanno portato al gol, la formazione di Carlo Pontecorvi che coglie la terza vittoria in campionato, la terza nel giro di 7 giorni tra campionato e Coppa Lazio.